Moraci, sei in condotta, si è alzato, eh? L'hanno vista, l'hanno inquadrata. No, qua bisogna stare seduti. Ma non abbiamo chiesto a Crioli se è candidato a sindaco, all'onorevole Garofalo. No, Crioli già ci ha detto che sarà candidato Beninato. No, dico... No, questo però, l'ha detto lei. Ah, l'ho detto, possiamo, l'ho detto. Allora, candidato... Possiamo cogliere l'occasione a chiedere a questa cosa... No, mettiamo un po' di... Mi fa impazzire questa cosa, che sì. Nino Beninati... A me fa, mi fa morire quando a lei le cose esponente, la fanno impazzire. Esponente di vertice, un tempo del PDL, esponente di punta del PDL, ricordo il congresso... di Forza Italia, il primo congresso, c'ero anch'io, non come esponente ma come giornalista, e c'era Beninati con tutto il suo seguito, giurava pure lui, cantava l'inno d'Italia. Ma è stato anche segretario. Posso rivolgere una domanda a lei? Italia. No, siccome io le domande adesso, le faccio, no, lei è può una farle, domanda, non le rispondo, una domanda prego. Retorica. Certo. Ma visto e considerato che Beninati ha aderito all'UDC, non capisco perché rivolge la domanda a me. Perché c'è l'asse PD UDC. Ah, in questo senso. Non Genovese da lì, attenzione. PD UDC. Comunque io la rassicuro. Lei lo vorrebbe Beninati come candidato sindaco. Io la rassicuro, io sono segretario del Partito Democratico, non posso auspicare una candidatura in questo momento. Io lavorerò per una candidatura del PD, parteciperemo alle primarie insieme ai partiti e movimenti che vorranno contribuire ad una coalizione di cambiamento per questa città. Stiamo lavorando per il programma della città, presenteremo la conferenza programmatica entro fine anno. A seguito della conferenza programmatica condivideremo le nostre idee programmatiche con chi vorrà insieme a noi rappresentare un progetto di cambiamento. Quindi parlo anche di un centrosinistra allargato all'UDC. Mi rivolgo. Lei voterebbe per Beninati sindaco? No. E poi faranno quello che... Lo no, mi sta venendo una battuta. Ah, rifaccio la domanda alle primarie. Rifaccio la domanda al segretario del PD Crioli. Lei voterebbe per Beninati sindaco? Ma lei me l'ha già fatta la no, risposta. Ma non l'ha sentita Rosaria? Io l'ho risposto. No, l'ho sentita, mi stava venendo una battuta no. spiritosa. E allora, no, veniamo. E poi alla fine di tutto questo percorso sì, farete prego, quello prego. Che decidete. Guardate, io credo che io credo certo. Sì. Noi soltanto qualche settimana or sono abbiamo siglato un patto nazionale, sì. PD, socialisti e SEL. Sì. Quindi io credo che da quello bisognerebbe partire anche a Messina. Certo. Auspico che sia così. Mi pare che poi vediamo se a cerchi concentrici si allarga a movimenti, certo. Associazioni, certo. Gruppi di io credo che la scelta civici ad esempio di persone che prescindere ma diciamo, dalle differenti ideologie. L'ho detto in premessa e lo diciamo da parecchi mesi. I nostri interlocutori sono innanzitutto i partiti del centro-sinistra. L'accordo con l'UDC regionale credo che pesi nel, come dire, nella prospettiva per le amministrative, perché saremmo se non schizofrenici se a Palermo andiamo con l'UDC, presentiamo una proposta politica comune, vinciamo con Rosario Crocetta che è un candidato di rottura e poi a Messina... Quando parla di centrosinistra parla anche di Rifondazione... Io parlo, sì. Allora, io credo che la convergenza dei perché partiti, non e forse loro non vogliono stare con noi, ma io credo vada che bisogna, trovarci, però, secondo me io credo che bisogna tentare di dialogare con tutti sui temi, sulle questioni importanti, perché la prossima volta, nel 2013, non è che ci sarà da governare una situazione di idilliaca, ci sarà da governare un disastro. E allora è necessario avere una coalizione omogenea, capace di avere un programma comune, idee chiare, soprattutto una coalizione larga, cioè non è sufficiente avere due partiti, qualche movimentino per governare un disastro, bisogna ricostruire dalle macerie e non sto esagerando nel dire questo, quindi è interesse di tutti costruire una coalizione ampia, ma soprattutto costruirla su basi programmatiche e non su altro. Vediamo cosa ne pensano i nostri amici da casa. Sì, ci sono delle mail. Una dice Genovese, Dalia, adesso non avrete più alibi. Le sorti di questa città sono nelle vostre mani. Non vi potete permettere più di sbagliare. Cominciate da subito a scegliere le persone giuste per le amministrative. Era un anti-Beninati questo. Sicuramente. Poi? Mi spiegate in base a cosa Rinaldi e Ardizione dovrebbero rappresentare il nuovo che avanza? Antonio. E ora ce lo spiega Crioli. Poi niente di più innaturale per ovvi motivi politici è un'alleanza tra PD e UDC. E poi una domanda, un messaggio per l'onorevole Garofalo. Dica che la pesante sconfitta è principalmente il fallimento dei programmi politici del PDL. Non vi crede più nessuno. Per favore, signori politici, siate onesti. Facciamo rispondere subito Garofalo, poi così è un quadro più chiaro perché... Allora, Garofalo, come stanno le cose? Ha sentito? Ma le cose io ritengo ovviamente che le elezioni, il risultato elettorale è una sentenza, non si può
dico che prenderne atto e ovviamente su questo noi faremo le nostre riflessioni, vedremo in che cosa abbiamo sbagliato. Certo, anche Beninati ha portato via parecchi voti. Noi abbiamo affrontato una campagna elettorale, questo ci tengo a ribadirlo, molto complessa, perché abbiamo iniziato una campagna elettorale, anzi alla vigilia della presentazione delle liste è nata una questione nel nostro partito che tra l'altro aveva coinvolto una parte importante e attorno a questa scissione, questa separazione si è generato un processo anche di ridiscussione di alcuni nostri rappresentanti in Consiglio Comunale, in Consiglio Provinciale. Una gran parte ha scelto di continuare a impegnarsi nel PDL e qualcuno però ha scelto altre strade. E questo è stato un contesto già complicato, in un momento in cui nel PDL c'è un dibattito che è inutile nascondere, che riguarda il futuro del PDL, quindi rispondo in parte a quello che è stato detto, perché l'offerta politica ovviamente come tutti i partiti va aggiornata. Se pensiamo per esempio ai risultati dell'Italia dei Valori alle regionali, che francamente penso nessuno si aspettava che non arrivasse al 5%, probabilmente però lì hanno fatto una scelta. Ma sei dispiaciuto? No, io faccio tanta simpatia. Io non guardo i risultati con simpatia antipatia, cioè l'avversario politico o il concorrente è una figura che sceglie una strada. Ma meglio a meno di Pietro in mezzo ai seggi, no? No, ma a me sa cosa sorprende? A me sorprende quello che ha detto Crioli, tra l'altro è una persona con la quale mi piace confrontarmi, perché ritengo una persona leale in quello che dice, però sicuramente quando penso a un centrosinistra penso che la scelta regionale è stata di ammazzarsi soprattutto fra la sinistra e il centro, cioè di fatto noi abbiamo visto che Italia dei Valori, anzi Zell e Italia dei Valori hanno fatto una scelta e il PD ne ha fatto un'altra, infatti, e se le sono dette di santa ragione. A fare la scelta per il PD. Ma no, io sto facendo una, scusate, sto raccontando quello contesto, che appare. Contesto questa visione. Quindi se poi alle amministrative si riproporrà questo, lo diranno loro alla loro coalizione. Allora cosa intendo dire? Che ognuno ha da proporre agli elettori quello che pensa che può funzionare meglio. Ma soprattutto per quanto riguarderà le amministrative si farà una scelta. Grillo dice che insomma, state andando scomparendo, che vi stanno spazzando via. Gli elettori, che siete degli zombie. Cosa risponde a Grillo? Credo che noi intanto ancora ci siamo in una percentuale tale che abbiamo ottenuto 2 seggi, quindi se fossimo scomparsi avremmo preso 0 seggi. Quindi fino ad arrivare a 0 ancora ci sta. Professore Grimaldi, i partiti sono, speriamo di invertirli. Sono scomparsi, sono destinati alla scomparsa. Il risultato di Grillo, per esempio, come del Movimento 5 Stelle, come lo legge? Ma io partirei da 2 frasi che ho sentito qua. Disastro e sentenza. Il primo, il disastro della società siciliana e messinese. È molto impressionante vedere, da una prospettiva un po' distante alla propria città, persone arrampicate nei cancelli del comune che danno l'assalto. Io mi trovavo all'estero per motivi di lavoro e vi devo dire che mi ha fatto un certo effetto. Il disastro è sotto gli occhi di tutti, ma il disastro non è compiuto, perché in realtà il disastro ancora si compirà nella misura in cui la spending review, che significa nient'altro che una diminuzione dei trasferimenti di fondi statali in generale alle regioni, e a maggior ragione in una regione, in una città che vive di trasferimenti pubblici, il disastro purtroppo verrà, ma il disastro qualcuno lo ha creato. La politica ha necessità di essere scelta, selettiva, e quindi porta la responsabilità di questo disastro. La sentenza. La sentenza a me pare che sia stata, nei confronti della classe dirigente che ha guidato questa città, quantomeno negli ultimi anni, definitiva e irrevocabile. Ogni tanto ci sono delle sentenze che funzionano, forse di più delle sentenze, come dire, degli organi giurisdizionali. Nella democrazia la sentenza ultima è la sentenza del popolo, degli elettori, che ha una pena, che non è poi così male, semplicemente andare a occupare i propri posti di lavoro, se ci sono, o a vivere come viviamo noi, cittadini comuni, ciascuno con le proprie capacità, ciascuno con le proprie, come dire, opportunità e anche un pizzico di fortuna che talvolta ci vuole nella vita. A me pare che l'affermazione di Grillo è uno schiaffo potente al sistema politico in generale, perché sostanzialmente è un voto di protesta, così io lo interpreto, nulla togliendo alle capacità che però dovremmo verificare di una classe politica che oggi c'è e che prima non c'era. Però è sicuramente un voto contro tutto il sistema politico, perché è una proposta politica che ha soprattutto un messaggio centrale.
tutti a casa, in buona sostanza. È chiaro che il risultato non consente a Grillo o ai grillini di occupare, per fortuna, dico, l'intera scena politica dell'Assemblea Regionale Siciliana, ma lei mi chiedeva della governabilità. Ci abbiamo una schermata degli ultimi dati per capire meglio, ma comunque, quali vogliamo vedere? Quelli regionali o quelli... Quelli regionali per regionali capire... Regionali già siamo a 4.830. Abbiamo una presenza, se non vado errato, che si avvicina, che cos'è, al 18, se non vado, errato. Sì, già l'ha superato, allora, 18.30. Ma ne esce fuori un quadro politico regionale totalmente frammentato. E non è colpa della legge regionale, perché qualcuno dirà che è colpa della legge elettorale regionale che non attribuisce la maggioranza, direi assoluta, o un po' di più, cioè quel 50% più in assemblea. Quindi qualunque governatore si ritroverà a dover governare sulle sabbie mobili, con un'assemblea regionale che finirà per produrre una maggioranza dove l'ultimo dei deputati avrà la golden share, cioè l'azione d'oro. Allora mi permetto di dire che in questo senso nulla di nuovo in Sicilia. Cioè continueremo l'esperienza di un governo basato su accordi di do ut des, di clientelismo, se volete, dove un voto all'Assemblea regionale vale magari un posto letto in più, un posto letto in meno. E allora non avremo nient'altro che un'altra maggioranza e allora del governo lombardo. Dovremmo tornare al voto o cambiare modo di... Io da questo punto di vista dico, da un punto di vista di responsabilità istituzionale, io non credo che la Sicilia si possa permettere di tornare al voto a breve termine, né credo che i deputati regionali vogliano tornare a casa. Io credo che fino a quando non li schioda qualcuno, cioè il popolo, non li schioderà nessuno. Quindi nessuna mozione di sfiducia a crocetta, poiché questo presupporrebbe l'esistenza di una opposizione omogenea, che non c'è. Ecco, questa è la schermata che dà il quadro. Cioè non c'è un chiaro messaggio neanche di opposizione, a mio modo di vedere, crocette. Primo, perché a mio modo di vedere il PDL non è in fase, mi dispiace dirlo, ma è la realtà, di ristrutturazione, ma è in fase di destrutturazione. È cosa diversa, perché non c'è un messaggio politico chiaro. Il messaggio del PDL ai cosiddetti moderati, se vogliamo semplificare e utilizzare un linguaggio che significa tutto e niente ormai, a mio modo di vedere è un messaggio sbiadito, altro che moderazione nel fare l'appello al popolo magari dopo una sentenza. E poi i risultati di questi 20 anni non testimoniano la capacità di organizzare una proposta politica liberale, moderata, conservatrice. Non c'è nulla che possa definire una proposta politica elaborata dal PDL. E allora, poiché in 20 anni è un'epoca, vorrei fare notare che in 20 anni il fascismo si è presentato alle elezioni, è diventato dittatura, ha fatto una guerra ed è scomparso. In 20 anni, se non si fa una proposta politica, vuol dire che la proposta politica non c'è. In questa situazione economica disastrosa, Grillo dice dovreste ringraziarci perché grazie a noi non si, come dire, non si arriva a una rivoluzione sanguinosa. Si potrebbe pure arrivare a questo, o non prendono piede dei movimenti come il movimento nazista in altri paesi o come il movimento fascista. Lei crede che ci sia questo pericolo in questo momento in Italia? Sotto il profilo generale io le dico una cosa. Guai se andassimo alle elezioni nazionali, perché questo è il vero quadro che conta, non è quello nostro. Era un banco di prova la Sicilia. A me pare che la Sicilia debba smetterla, e i siciliani di ritenersi l'ombelico del mondo, perché l'ombelico del mondo non è la Sicilia. La Sicilia è in rapporto con lo Stato, con la comunità nazionale e con la comunità, come dire, dei popoli europei, a cui è legato il nostro destino. Non fosse altro che la preoccupazione di un operatore politico che incontrava oggi era quello della gestione dei fondi 2013, cosa sono, 2013-2015, non ricordo, cioè i fondi europei. Quindi noi siamo molto connessi. D'altra parte, scusate, esiste un patto di stabilità europeo, oltre a un patto di stabilità nazionale, che vincola anche le regioni. Quindi è chiaro che noi dobbiamo connetterci con lo scenario regionale, con lo scenario nazionale. Guai se noi arrivassimo alle elezioni nazionali con questa legge che esclude, con una legge che dà un premio di maggioranza altissimo, senza, come dire, un di più. Potremmo arrivare noi a un di più, a un premio di maggioranza con che cosa? Con uno schieramento che arriva al 30-35%? Sarebbe gravissimo, perché produrremmo un effetto di esclusione di grandi parti della società italiana, che secondo me in questo, e lo testimoniano i fatti,
in questo momento si sentono emarginate. Certo, Grillo è il contenitore di questo voto, come lo è stato, se vogliamo, il movimento dell'uomo qualunque. Forse qualcuno lo ascrive anche al famoso raddoppio dei voti dell'MSI, se non vado errato fu nel 1973. Vorremmo chiedere a qualche altra persona qui non c'è. Ma Mammola, è cambiato il quadro, questo voto in Sicilia non dice anche per caso che i parlamentari nazionali come Garofalo non rappresentano più quello che vuole l'elettorato? Non dovrebbe cambiare qualcosa anche a livello nazionale? Questo sicuramente cambierà a livello nazionale. Se si andrà a votare con questa legge cambierà poco, ovviamente. Io ho visto poco fa le percentuali di voto qui in Sicilia. Ho letto Crocetta al 30%, ma se noi andiamo a valutare veramente la percentuale che ha preso Crocetta sugli elettori, si arriva forse al 12%, perché il 50% è rimasto a casa. Quindi, e secondo me l'astensionismo salirà alle nazionali. Grillo prenderà molto di più, e se ci sarà la stessa legge col premio di maggioranza che andrà al primo partito, non lo so come andrà a finire sul... Voi invece dell'IDV, d'Italia dei Valori, abbiamo sentito Grioli che non vuole Beninati, ma presto esprimeranno un candidato assieme alla sinistra, addirittura c'è un'apertura di fondazione. Spero che non sceglieranno... diventare segretario cittadino del PD, visto che lei è così... Spero che non sceglieranno un altro deputato dell'UDC, un altro... Voi che rappresentate, insomma, la percentuale... No, ci sono altri, insomma, esponenti più autorevoli. Società civile, no? Società civile, no, non mi interessa. Mi metti in bocca delle cose. Mammola, voi che rappresentate il 3%, cosa rappresenta? Il 2%? Tutto lui. Forse l'1 e mezzo. L'1 e mezzo. Esprimerete un candidato? 3, non lo so, mi dica. No, a livello regionale... Mammola si rifiuta anche di vedere le schermate. Cioè, no, non ci sono. No, glielo dico, no, non ci sono, ora le mettiamo. C'è scritto solo Malalingua, basta... No, sì, ora, ora lo diciamo. Ora lo dice. Mammola, voi esprimerete un candidato? Basta guardare. Avrete un candidato alla poltrona di sindaco o no? Vostro? Che tanto... Avete un rapporto privilegiato, avevate con i grillini. Poi ora che c'è stato questo scandalo che vi riguarda, i grillini non è che vi possano più molto tollerare. Allora, 4,7% a Messina. Dall'1 al 4,7 dico, ma che andate. Avrete un candidato vostro? O ancora? C'è no, tempo insomma per c'è parlarne. Tempo, in primavera, 4 mesi. Quando c'è che... Tempo. C'è tempo. Si voterà in primavera, insomma, ritengo la prima sessione utile. Quindi, allora ancora il PD è un partitone, ancora deve scegliere. C'è anche da il... dire che Fava l'hanno scelto, l'avete quando? Avete appoggiato Fava quando? 2 giorni prima delle... No, ma in ogni caso se il PD ancora non ha deciso quale sarà il loro candidato, se sarà dell'UDC oppure sarà all'interno del PD, noi abbiamo un'altra settimana, ce l'abbiamo per decidere. Lì dipende da quanti assessori, quali assessori arriveranno nel governo regionale, insomma. Penso che il gioco è tutto lì. Abbiamo degli sms? Non è proprio così. No, per carità. Non c'è un movimento di posizioni. No. Cioè non giochiamo a scacchi. Ma lei stava dicendo qualcosa prima, di interessante. No, sentivo una riflessione sulla tenuta dell'assemblea regionale, no, su questo problema di governabilità che ovviamente si pone. Che condivide. Una premessa. Questa legge elettorale, regione con cui si vota per l'elezione all'assemblea, era, come dire, tarata, pensata per un bipolarismo, no? Per due grandi blocchi che si confrontavano e che ha funzionato bene o male sino al 2008. Con una frammentazione, con le divisioni e due schieramenti, ovviamente una legge elettorale che non produce più governabilità. In più si è aggiunto il fenomeno, diciamo, impensabile solo sino a qualche tempo or sono di Grillo, e quindi è chiaro che il quadro istituzionale elettorale è cambiato. Sull'assemblea però c'è un macigno ancora più pesante che grava e di cui nessuno parla, che riguarda l'autonomia speciale. È in corso un'iniziativa del governo nazionale, qui c'è l'onorevole Garofalo, potrà confermare, di profonda rivisitazione delle regioni a statuto speciale. Devo dire, motivata dal fatto che la modifica del titolo quinto della Costituzione nel 2001 aveva, diciamo, già modificato il rapporto, le competenze per materia tra regioni ordinarie e regioni speciali, diciamo depotenziando le regioni a statuto speciale come la Sicilia. Adesso il governo mette in questione in modo specifico la specialità autonomistica siciliana.
Questo non potrà, se diciamo, il tentativo andrà a buon fine, se si riuscirà da parte del governo, che deve passare con ben 4 passaggi in Parlamento, perché si tratta di una modifica a una legge costituzionale, non potrà non avere conseguenze sull'assemblea regionale, perché ci sarà una profonda modifica delle competenze istituzionali della nostra regione. Quindi attenzione a quello che grava, che aleggia un po' come i fantasmi di Shakespeare nel Macbeth. Garofalo, ma lei si sente un po' delegittimato da questo voto siciliano, come parlamentare del PDL? Beh, no, assolutamente, perché come spiegava il professore Grimaudo, diciamo, intanto sono ruoli diversi, dal parlamentare nazionale dal parlamentare regionale, quindi sono ruoli distinti. Poi credo che invece nella politica bisogna pensare ognuno a fare bene il compito che svolge. Cioè, io credo che forse questo ogni tanto si confonde e spesso questa confusione tra l'altro porta anche a delle valutazioni a volte positive, troppo positive, a volte troppo negative rispetto ai singoli persone, alle singole persone che svolgono il ruolo di parlamentare o di amministratore locale o di deputato regionale. Di fatto credo questo, che comunque per una buona politica ci vuole un raccordo stretto tra i parlamentari nazionali e il territorio, che non è solo però il risultato di una buona legge elettorale, perché ricordiamo che se facciamo l'esempio alle leggi regionali, che ahimè la cosa che mi stranizza è che sono diverse regione per regione, o perlomeno sono troppo varie, e ditemi se anche questa è una cosa logica, nelle autonomie che si ritagliano le regioni, nelle competenze delle regioni, però anche lì vedo che con le preferenze non abbiamo risolto granché, quindi anche con quel genere di scelta che viene fatta sicuramente in maniera diretta, alla fine quella selezione a monte non si è fatta. Allora io ritengo questo, guarda, che per fare una politica sana, per fare una politica che dia realmente risposta al territorio, bisogna scegliere bene. Ogni partito deve fare una buona scelta dei propri rappresentanti. E voi per la candidatura alla poltrona di sindaco, chi state scegliendo? Ma noi ovviamente il dibattito lo apriremo adesso, chiuse le regionali, si apre una lunga riflessione sul risultato regionale, sulla valutazione che è stata lei fatta. Lei potrebbe essere elettori, uno dei papabili. Ma io ho sempre fatto un gioco di squadra, cioè all'interno del mio partito sono una delle persone che ovviamente non si può tirare indietro. Se è chiamato a affrontare una competizione elettorale, che sia anche quella amministrativa, l'ho sempre detto, non lo nascondo. Dopo di ciò dico pure che ho sentito dire... Ma è vero che l'indicazione è di puntare alle liste civiche, di lasciar perdere i simboli dei partiti? L'indicazione che viene dall'alto? Ce l'hanno abbastanza di queste Vero sigle. È che nella... Il professore Grimaudo ha parlato non di ristrutturazione ma destrutturazione. Ma tutti i processi possono essere guardati in positivo o in negativo. Buonacci, come comunicazione. Una ristrutturazione può essere fatta. Uscire fuori male, con una lista civica potrebbe essere, insomma, è indubbiamente vincente per loro. Ah. Anche perché la deberlusconizzazione del PDL sta mandando allo sbaraglio i frontman che dopo sono la parte, diciamo, quella là dello spettacolo. La Santanchè, la Russa, cioè tutta una serie di uomini, tutta una serie di uomini dello spettacolo. E io, che ho la fortuna di conoscere, di essere amico, lo posso dire, di Enzo Garofalo. Non so se ti nuoce questo. No, non mi nuoce. No. E ho conosciuto altra gente del suo partito. In realtà i frontman sono i meno validi, cioè loro hanno un background politico che potrebbe realmente creare qualcosa di politicamente credibile. E quest'opera di detrazione viene quotidianamente vissuta dal pubblico televisivo, da tutta una serie di presenze quando che poi alla fine sono discordanti tra di loro e anche tra le anime che hanno all'interno. Certo. E la disaffezione di gran parte del loro elettorato è la disaffezione di tanto elettorato che subisce una sindrome del consumatore trascurato. Garofalo, a proposito di questo, quando Berlusconi ha detto, beh, l'ha detto prima di essere condannato a 4 anni strategicamente, ma quando ha detto non mi candido più, mi faccio da parte, lei ha tirato un sospiro di sollievo o ci è rimasto male? No, io per la verità non sono tra coloro i quali guarda la politica. No, a proposito di quello che dicevamo. No, legata a una persona. Io credo questo, che il PDL ha risorse umane sicuramente all'altezza di confrontarsi con i competitor nel mondo elettorale. In seconda linea. Ma io dico, in generale, noi di fatto va necessariamente oggi studiata con molta più attenzione l'offerta che va fatta ai nostri potenziali elettori.
È chiaro che è stato detto in 20 anni, 20 anni sono tanti e quindi bisogna man mano costruire una proposta che sia sempre più convincente, che può partire sia da una ristrutturazione in termini programmatici, quindi ragionare su un programma aggiornato ai tempi d'oggi, che la crisi mondiale magari obbliga a far rivedere un programma. La stessa cosa vale anche però per le persone che rappresentano un partito. Quindi io credo che comunque, poiché il presidente Berlusconi ha da sempre detto che la sua intenzione era completare il suo ciclo rinnovando il nostro partito e quindi offrendo agli elettori delle proposte nuove, quindi dei giovani, credo che questo indirizzo è stato chiaramente dato e su questo noi porteremo avanti la nostra proposta elettorale delle prossime scadenze. E quindi? Per il candidato alla sindacatura, non l'ha detto. Ha già detto, adesso si apre la discussione, su questo, ovviamente dico sarà una discussione che non parte solo dalla persona che rappresenterà discutete all'interno l'offerta, del partito sarà... o fate come i partiti progressisti delle primarie? No, primarie ma voi. Intanto saremo impegnati. No, ma ora anche il PDL vuol fare le primarie. Noi saremo impegnati il 16 dicembre con le primarie per la proposta da Premier. Dopo di ciò discuteremo in che modo scegliere il candidato a sindaco. Come nominati? Non è da escludere. Come parlamentari nominati? No, abbiamo anche in passato, abbiamo fatto le primarie in altre occasioni amministrative nella nostra provincia, non sono state poi alla fine un meccanismo che ha consentito una larga partecipazione. Moraci, gratuitamente, cosa suggerisce al PDL per Messina? Gratuitamente, questo è un vantaggio se fa questo, anche perché però il PDL è per me questa partecipazione quindi mi porta un soldi grande vantaggio. Senza cachet, cosa suggeriamo? Così, in due parole, non tutto, facciamo un programma, neanche un programma di mano. Non ho idea, no, io al posto loro. No, è malati così. No, è così facile. Incurabili. Visto è così cioè, facile. Andatevene a casa, ormai, e basta. Niente, appunto dico, no, ho detto, non se è molto così difficile, facile. Sicuramente dovrebbero proporsi con una lista con una lista civica, sì. Insomma, noi anche perché sì. Però poi se ne accorgono, no, noi ce lo possiamo dare del tu, lui vuole del lei, ecco, noi ci possiamo dare. Però scusate, una lista civica con le stesse persone sì, perché alla fine lo cioè le stesse persone però cambiare il simbolo. Allora, questo è questa è una lezione che stai facendo. Politico, l'ha fatto Di Pietro tante volte. Per il politico c'è lo scilipotismo. Per la lista civica no, invece ci può essere una proposta univoca che possa essere su un nome diverso. Su un nome nuovo. E a proposito di primarie, delle primarie del PD, domani mattina alle 10.30 i renziani. Quelli che vi vogliono rottamare. I renziani tutti. Hanno aspettato la fine delle elezioni. No, vogliono rottamare un'idea. Posso fare una domanda? Il PD messinese è renziano. E bersaniano. Il PD messinese oggi vuole godere una vittoria. Genovesiano. Il PD messinese non parliamo in politica. Ma è vero, si vuole godere da cittadino, mi rispondono. Onestamente, voi sì. Siete bersaniani o renziani? Il PD cittadino. Il PD cittadino si confronterà, non è che in questo genovese, momento. Genovese è renziano o bersaniano? Genovese e bersaniano. Le posso assicurare che non lo so se genovese, bersaniano o renziano. Ma è stato così oculato da mettere il germe anche tra i renziani o no? I germi in che senso? Se mi fa capire della gente del PD all'interno dei renziani. Ma i renziani sono del PD. Sì, l'ho capito che sono del PD, ma facciamo finta che il partito... Siccome lei ha detto gente del PD dentro i renziani sono del PD. Lo so benissimo questo, dico tanto per scontato all'interno del PD messinese. Sì. Che ha un'anima molto forte. Cioè lei mi vuole chiedere se gli esponenti che hanno aderito al movimento Renzi l'avete infilato i due tra l'abbiano fatto autonomamente o invece se l'hanno fatto Allora traduco Moraci vuol dire ci sono uomini di Genovese tra i renziani e tra i bersaniani, così comunque vince sempre Genovese. Ci sono uomini del PD che hanno già fatto una scelta. Ma dico io questo PD dalle molteplici anime che non è quella di Genovese, come tu malignamente definire le persone nel termine uomo di Genovese, uomo di Panarello, uomo di Laccoto, uomo di... Ci sono dei giovani dirigenti che hanno fatto una scelta che io rispetto, punto. Quindi non sono né uomini di Genovese, né uomini di Calanna, né di Lacco, sono giovani che hanno fatto una scelta che io non ho fatto per rispetto al mio partito perché sono segretario cittadino e devo rappresentare tutti.
Domani mattina vedremo chi farà, chi seguirà la scelta Bersani di... dovrebbe rappresentare tutti, pure Bersani si candida. Eh sì, si candiderà, ma io avrò modo, di godermi la vittoria. Quindi anche tu, del 19% penso, del votare Partito Democratico a Messina, della vittoria di Crocetta. Andrei a votare anche tu per e domani primarie. Mattina avrò modo di riflettere su ancora quale scelta fare. Mi devo interrompere, noi abbiamo modo di riflettere, la pubblicità, vi do modo di riflettere, poi sentiamo il professore Grimaudo, poi vorrei vedere se riusciamo a dare... Gli eletti. Ci siamo qua, gli eletti, quello è difficile. Gli 11 eletti, vabbè, Crioli ci dirà. Possiamo dirli, no, i nostri eletti si sanno già. Il Partito Democratico quali sono gli eletti? Rinaldi, Laccodo, Panarello, da quelli Rinaldi, che sono i dati che ho perfetto. Quando sono arrivato. Pubblicità. Dall'architetto Saro Pizzino. La qualità ai migliori prezzi. Infatti è iniziata la svendita sotto costo di tutta la merce in magazzino. Mobili da bagno, sanitari, le più belle ceramiche. Tutto in pronta consegna. La più grande svendita mai realizzata in città. Adesso siamo nei nuovi locali in via Don Blasco 28, in fondo alla via Santa Cecilia. Venite a trovare. Architetto Saro Pizzino, a Messina. Oramai vorrò frigorifero, vorrei. Solo io non vorrò, con tutti questi canzoni da pagare. Vorruzzo così bruciamo. Basta, non ne posso più. Ora, ci penso io. E che ci volesse un miracolo. Tu faccia vedere io un miracolo. Pigli parole da gommare cammela e ne facemo cucchisto a cessione do quinto. E vado alla fin centrale, che è la più seria ed è convenzionata con l'Inps. Ora vengo. E magari un televisore nuovo e una bicicletta nuova. Certo, e perché no? E la crociera a Cuba no? E una legnata a Zavista no? Eccoci qui, sì, sono arrivati dei messaggi, tra poco li leggiamo subito. Ricostruire dalle macerie che il PD e il PDL hanno creato, ma silenzio. E poi c'è... Silenzio i politici, diciamo. Ma silenzio, ovviamente, i politici. Silenzio. Poi? Silenzio. Oggi ha vinto l'astensionismo, voi politici dovreste riflettere e mettervi la mano sulla coscienza, avete rovinato una città intera e i messinesi. E allora... No, parlava con tutti. No, voleva concludere, però io mi deve consentire. Devo sì, salutare Giuseppe Trischitta, che vedo con piacere seduto. Non è molto contento, le cose non sono andate benissimo. Lui era candidato per FLI, che è il partito di Gianfranco Fini. A proposito, vi hanno lasciato i saluti. Enzo Garofalo, parlamentare del PDL. E chi è andato via poi? Maurizio Ballistreri. E Maurizio Ballistreri, segretario del Partito Socialista, abbiamo fatto andare via durante la pubblicità. Non li abbiamo cacciati, sono andati via perché hanno altri tempi. E Trischitta, dispiaciutissimo, distrutto. No, siamo stanchi perché... Vabbè, la campagna elettorale, siamo quanti voti ha preso? Ci siamo a entrare in una provincia 1100. Mi dispiace, io mi sono candidato dal 10 settembre per dare un contributo alla lista che aveva necessità. Senza dubbio non sapevo che avevamo a Ragusa una lista fantasma che ci ha impedito di raggiungere il 5%. Siete arrivati a quanto poi? Ma saremmo sul 4,6, 4,5, ma logicamente la lista, passeranno poi migliaia di voti, ma soprattutto la lista inesistente di Ragusa che chiuderà a 600-700 voti, meno di quanto ho preso io in città, praticamente ci ha danneggiato. Le posso fare una domanda da malalingua? Sì. Davvero. Le dispiace di più che non sia riuscito ad agguantare il seggio Giuseppe Buzzanca, che lei difendeva a spada tratta, ricordo un suo intervento in tribunale con la giacca, sì, sì. O Carmelo Briguglio, il suo nuovo leader, perché Carmelo Briguglio è tra gli esclusi eccellenti, lo possiamo dire. Ma Carmelo Briguglio è deputato nazionale, quindi insomma, sarebbe piange rimasto con un occhio, in ogni caso, diciamo, non sarebbe stato, ci sarebbe stato nessun problema. No, ma non questo, però rappresenta sempre... A livello politico. Buzzanca ha avuto il scontro che lui ha voluto, si è verificato ciò, io gli ho detto più volte in consiglio comunale che praticamente gli elettori avrebbero ricambiato determinate scelte che lui ha fatto all'inizio e che mi hanno portato a interrompere soprattutto le molteplici nomine date a Ruggeri, e gli incarichi particolari, l'alleanza non compresa dai cittadini messinesi
con l'avvocato Scuria e tante altre cose, la sua scelta soprattutto di abbandonare la città nel momento in cui praticamente era... L'avete definito il comandante Schettino? Ma io l'ho definito sempre in altre epoche in modo diverso. A me piace definirlo quando gli altri, definire le persone quando gli altri non li sanno definire, quando non hanno il coraggio di dire le cose. Poi ho sentito prima il dibattito di alcuni che parlano stasera di città, di cambiamenti, poi mi piacerebbe scambiare qualche parola e capire cosa hanno fatto loro finora per la città di Messina. A Grioli? Ma in genere tutti quelli, alcuni poi che ci sono pochi minuti che ho sentito, perché è facile parlare quando poi non ci si presenta in prima persona e non si sottopone al giudizio degli elettori, perché poi tutti sono scaltri, intelligenti e hanno delle ricette per la città. E come ho sentito dire, che ancora si parla di candidature del PDL, quando la città ha dato risposta, e chi è andato fra la gente lo sa, ha dato risposta che non vuole certe candidature per la città di Messina, per cui sarebbe il caso di proporre gente nuova, ma di una certa, diciamo, competenza. L'esperienza di FLI, secondo lei, si conclude qui? È finita oppure ha un futuro il partito di Fini? Io penso che il FLI potrebbe arrivare anche a sciogliersi e rimescolarsi con un altro partito in prossimità delle elezioni nazionali. Certamente il dato di 4,7 in Sicilia rispetto all'1,50 che ci davano non è un dato basso, e le ripeto che se non fosse stato per Ragusa l'avremmo superato. Poi penso che alla fine il seggio non scatterà per 2-3 mila voti, qualcosa diciamo del genere. E logicamente paghiamo pure il fatto che Fini non è sceso in campo in prima persona abbandonando la presidenza della Poteva Camera. Nuotare nello stretto, insomma, poteva arrivare come Grillo, per esempio. Però voglio dire, nessuno, soltanto, compresi, però vede, in questa città viviamo, lei mi permette di dire delle cose che spesso quando io li dico, le interviste vengono censurate e vengono tagliate, sempre su quello che dicevamo di Buzzan, che io lo dicevo sempre, sono state sempre tagliate, che lui doveva portare la città alla fine, che era stato un coniglio e che avrebbe pagato questo. Io l'ho detto più volte, ma nessuna televisione l'ha fatto passare. No, non è vero, perché all'ultimo, alla nostra tutte le interviste sono andate integrali, compresa. Sì, comunque, però su Grillo, nessuno ha detto, non ha precisato una cosa, no. Che Grillo è venuto a nuoto. Io rispetto No, rispetto a quello che ha detto di Buzzanca, c'è un limite, non è qui presente, quindi lei si assume le responsabilità di quello che dice. Sto dicendo che io l'ho sostenuto perché doveva governare la città di Messina per 8 anni. Nel momento in cui uno si mette la fascia di sindaco, deve avere la quota di portarla fino alla fine, indipendentemente da ragionamenti personali. Lui quella fascia di sindaco la doveva portare fino a maggio, se non decideva di candidarsi la doveva consegnare al futuro sindaco di Messina e non al commissario. In questa città ci sono due anomalie, ad esempio su Grillo, anche se ci sono dei giovani che bene o male faranno la loro carriera, sono forse uno o due, nessuno però ha detto della carta stampata e delle televisioni che Grillo è venuto a nuoto per i voti, ma che l'anno scorso è venuto con il tassì per prendersi i soldi dello spettacolo che ha fatto in fiera, perché quando si è leader di un partito e si attacca alla pubblica amministrazione non si devono fare spettacoli a favore della pubblica amministrazione e lucrare i soldi dei cittadini. Su questo nessuno non erano soldi pubblici, erano i soldi dei biglietti. No, non sono soldi dei biglietti, sono soldi della fiera, perché la fiera quando è in deficit viene finanziata dalla regione siciliana, ma in ogni caso non ha la moralità di esimersi completamente questo da una personale. E secondo, scusi, cioè, volevo, Irmini, mi dispiace. No, volevo dire, no, volevo, ma comunque era un'esibizione di un artista. Sì, però tu non puoi dire l'esibizione, non puoi dire la pubblica amministrazione spreca e poi vai a fare gli spettacoli con la pubblica amministrazione e ti fai pagare. Secondo me li dovresti fare gratuitamente nel momento in cui tu hai un reddito di 4 milioni. Ma lei da avvocato, le faccende se le fa pagare? Sì, ma le faccio, ma non vada a dire che i miei clienti sono le stofanti, che i politici sono quelli, che la pubblica amministrazione, cioè è un discorso diverso. Ma non tutti coloro che partecipavano allo spettacolo di Grillo erano poi le stofanti. No, io non ho detto che quelli che vanno a partecipare allo spettacolo, non dico che i miei clienti, come tutti i politici, sono le stofanti e tutti i politici sono ladri. Questo voglio dire. Discorso. Lei continuerà la sua esperienza in FLI oppure? Noi in esperienze FLI, io ho dato il mio contributo. Io il 10 settembre alle 9 alle 10 di mattina è venuto a Briguglia al mio studio e mi ha chiesto di sacrificarmi. Siccome io non sono uno che ritengo che quando sono consigliere comunale di un partito di cui non sono stato eletto in quel partito,
Ah, ho il diritto di sacrificarmi per il mio partito, perché io ho una storia che parte da quando avevo 14 anni, dal 1980, le mie volte nelle file dell'MSI. Io non faccio ragionamenti di personali, perché io so benissimo che per affrontare una campagna regionale non si può partire in 30 giorni, ma ho capito che il mio contributo era essenziale a fine del raggiungimento del 5% e l'ho dato. Speravo di dare qualcosa in più, ma il voto in fin dei conti mi soddisfa, perché per quello che è stato fatto, per l'astensionismo c'è stato, per il modo in cui l'ho raccolto, io l'ho dato. Io, rispetto a tanti altri che parlano, posso dire che io mi sono presentato davanti agli elettori e ho chiesto il voto. Grioli, tanti si sente chiamato in causa? Prima ha mosso delle accuse. No, no. Allora, PD. PD. Solo ce l'ha sempre con Buzzanca. No, e con ma è PD, scusi. Io voglio dire, io non ce l'ho nessuno. Io voglio dire, ad esempio, no. Prima di venire qua, per 5 minuti sono passato a casa per finalmente mangiare qualcosa oggi. Perché io, oltre a cercarmi i voti personalmente casa per casa, vado e mi prendo sezione a sezione, così abbiamo fatto con mio amico Pergolizzi tutta la giornata. Ho avuto il piacere di sentire per la prima volta parlare in 8 anni l'onorevole Rinaldi. Io non conoscevo la sua voce. Dunque l'astensionismo ha portato qualche cosa, però voglio dire, alla fine sono stati eletti nel PD Rinaldi, Laccodo e Panarello tre uscenti. Nell'UDC addizione un uscente, con lista costruita ogni anno appositamente per farlo salire. È stato eletto nella lista del PDL Buzzanca, Formiga e Germanà, uno già uscente e uno deputato nazionale. È stato eletto probabilmente, diciamo appunto, Curenti. Abbiamo solo tre suo ex collega di partito. Poi, voglio Picciolo. Dire... Io, Picciolo, uscente. Alla fine voglio dire che questa astensione non ha mutato niente, ha favorito sempre gli stessi, i cittadini messinesi che volevano protestare, alla fine è stata una protesta che ha portato porteranno soltanto un grillino, a una presenza, un movimento 5 a una presenza Stelle. Professore Grimaudo, non ha portato niente questa astensione, come dice... No, a livelli pratici. Beh, l'astensione non può portare nulla, è chiaro. Allora, io direi che l'astensione, come disse... famosa frase di Vittorio Emanuele, è veramente il grido di dolore di una società che non sa più che cosa fare, che non è che abbia un grandissimo merito nell'incapacità di sapersi strutturare e fare una proposta politica, però è un grido di dolore. La società è fatta anche di persone semplici, non solo di persone che non si possono permettere il lusso di venire non so, in questa trasmissione a parlare, perché magari domani mattina si devono svegliare alle 4 del mattino, quindi è quello che possono andare a votare, però è una il prendersi popolo la responsabilità popolo di quello che hanno fatto è prima. Un popolo emotivo che ha anche sui difetti. Noi non abbiamo la società francese, non abbiamo la società tedesca, noi abbiamo una società che è quella che è un paese difficile. Però quello che io vorrei dire è che sicuramente il risultato non è che sia granché, perché noi non siamo riusciti a uscire fuori dal pantano di ciò che c'è. Di una politica che obiettivamente, di una classe politica che obiettivamente non si è rinnovata, ma non si è rinnovata nelle candidature in buona parte, non in tutta, in ogni parte, ma in buona parte i partiti politici, se poi sono delegittimati, ci sarà pure un motivo, se ripropongono sempre la stessa classe politica che è una rimasticatura, e questo è un dato. Noi dovremmo cercare di uscire fuori, consentitemi, anche dal pantano degli ultimi 4 anni. Dove c'è un governo che ha avuto una maggioranza di tutti e di nessuno, soprattutto una maggioranza dell'ultimo dei deputati che magari ha ottenuto una cortesia e per quello dà un voto piuttosto che all'opposizione, alla maggioranza. E dal pantano noi non siamo usciti, non c'è niente da fare. Dal pantano, se lo volete chiamare lombardiano, non siamo usciti. Ma questo però è una responsabilità che non è solo esclusivamente del governo uscente. Io vorrei ricordare che questo governo uscente della regione siciliana è un governo che ha avuto in maggioranza sostanzialmente il 90% dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, no? Questo è un dato di fatto. Secondo, non è che si tratta di assumere le vesti della lista civica o di trasfondere la classe dirigente di un partito in un qualcos'altro. Qua non è un problema estetico, qua è un problema di ricambio vero di classe dirigente. Ma di un ricambio vero della classe dirigente, insomma, c'è uno scollamento talmente forte, ad esempio, diciamo così, tra società che esprime virtù, talenti. I talenti non sono necessariamente i talenti di un manager, possono essere anche le virtù di un giovane che porta con sé onestà, voglia di fare,
e si spera qualche capacità. Non c'è più questo rapporto tra politica e società. Tant'è che noi diciamo che c'è il governo tecnico, perché il governo politico è fatto da gente molto spesso che non ha le capacità tecniche. La storia d'Italia non è stata sempre così. Molto spesso abbiamo avuto noi governi politici dove però c'erano operatori di un certo livello. A questo punto, a mio modo di vedere, il problema è della società italiana, della società siciliana. Dobbiamo reclamare un forte ricambio della classe dirigente, cioè dobbiamo cambiare facce, dobbiamo cambiare metodi, dobbiamo cambiare proposte politiche. Io vedo nella elezione della regione siciliana, dell'Assemblea regionale siciliana e del suo presidente non una svolta, perché non c'è questa svolta. Vedo un segno di un qualcosa che si potrebbe riverberare a livello nazionale, ma con delle forti contraddizioni. Noi stiamo fotografando un sistema politico che potrebbe essere già morto di qua a qualche mese. Quindi è d'accordo sia con Grillo che con Trischitta, con quello che ha detto un attimo fa Trischitta, e poi alla fine sono arrivati gli stessi, no? Tutti gli uscenti. Sì, in un certo senso. Sostanzialmente sì. Sostanzialmente sì. Allora, abbiamo un messaggio, vediamo. È così. Sì, caro Trischitta, ho capito che il successo di Grillo e la vostra sonora sconfitta vi brucia e tanto. No, assolutamente. Io ritengo, infatti non si è compreso, io parlo di Grillo come persona in se stessa per quello che fa nella sua vita privata e per i suoi 4 milioni di reddito, perché io certi equivoci voglio che siano emersi. Però io penso che coloro che non sono andati a votare a questo punto avrebbero fatto meglio ad andare a votare e votare la lista Grillo e allora provocare veramente un ricambio della classe politica. Invece quelli che non sono andati a votare hanno determinato l'elezione direttamente degli stessi, hanno legittimato questo sistema e soprattutto hanno, queste elezioni hanno dimostrato quello che da anni io dico in Consiglio Comunale, che praticamente questa città deve essere asservita al bisogno e soprattutto a due uomini politici messinesi, Genovese e D'Alia, che hanno determinato in un modo o nell'altro le sorti della città e che hanno necessità che la città abbia bisogno di lavoro e di altro per poter determinare il voto. E questa è stata sempre la mia battaglia a favore del ponte, perché il ponte sarebbe stata l'unica alternativa per liberare la città almeno per 10 anni dal bisogno, perché con tanti posti di lavoro probabilmente non sarebbe accaduto quello che è accaduto in questa campagna elettorale, dove tante persone hanno votato. Cioè io sinceramente, Vintaldi, ma quanti voti ha preso Rinaldi? Lo chiediamo a Griot. Quanti voti ha preso in città? 10.000, ma mi scusi, penso che sia arrivata a 10.000. Ma mi scusi, ma lei sinceramente l'ha mai intervistato? Ha mai visto Rinaldi intervenire per un problema della città? L'ho intervistato. Ma come si fa a dare 10.000 voti a una persona che io non ho mai sentito? Come si sono dati anche a Buzzanco? Ma scusi, Buzzanco è stato sindaco di Messina. Assolutamente, Grioli deve parlare. Grioli. Ma scusi, io non sono abituato a interrompere. No, puoi interrompere. No, ma voglio dire, io in Consiglio Comunale, quando veniva il PD, non è mai venuto, io vedevo sempre Genovese. Grioli. Cioè per me Rinaldi è Genovese. È la copia di è Genovese che fa. Rinaldi vuole rispondere, prego. Io sono Grioli. Grioli. Io sono Grioli. Mamma mia. È un lapsus. Anzi, io direi, scusa, prima tu avrebbe fatto il PD avrebbe dato segno forte di un ricambio e di non monopolizzare la scena politica messinese, mettendo ad esempio come candidati a Grioli, a Calabrò e un altro giovane della provincia. Invece si deve dominare la città avendo Genovese deputato nazionale. Scritta, lei può restare, Rinaldi. Stiamo preparando una bella sorpresona. Sorpresa nel senso... No, non c'è non c'è una ragazza cubo, no? Posso interromperla? Verrà un... Posso interromperla? Prego, prego. Siccome durante io non sono abituato a interrompere, quindi ho ascoltato molte cose che mi hanno stimolato, diciamo, alcune considerazioni. Certo. Io credo che dalla vittoria di Rosario Crocetta, dalla quale io mi aspetto con fiducia risultati importanti, e credo che la discontinuità che rappresenta Rosario Crocetta rispetto al sistema politico che finora ha governato la Sicilia darà la possibilità a Crocetta di poter governare senza la necessità di dover fare inciucio, senza la necessità di dover riproporre necessariamente la vecchia logica.
dalla vecchia logica del contatto del singolo deputato che va in qualche modo lusingato con qualche offerta più o meno politico-istituzionale. Quindi prima considerazione. Seconda considerazione, io credo che i partiti alla sinistra del PD, e intendo Sinistra della Libertà e Italia dei Valori, che hanno guardato. Siete così a sinistra? Hanno guardato. Non sempre, non sempre. Quelli di destra dicono che siamo a sinistra, se posso, quelli di sinistra dicono che siamo a posso finire? Destra, credo che quanto sia accaduto a livello regionale di una spaccatura di appunto di Sinistra e Libertà e Italia dei Valori rispetto al PD, al quale contestavano l'alleanza con l'UDC, e credo che proprio questi risultati elettorali ci dimostrano che invece la coalizione di centrosinistra insieme all'UDC, con una proposta politica omogenea, con una proposta politica chiara, può ambire a governare anche altre realtà, quindi mi riferisco alla città e mi riferisco alla provincia, e quindi si può dare anche quella stabilità politica e istituzionale di cui le città e gli enti locali hanno bisogno. Terza considerazione, siccome... Quanto ne fa considerazioni? Guardi, io ho ascoltato molto. No. Siccome... perché abbiamo la pubblicità, quindi vabbè, volevo capire mi fermo, come regolarmi. Mi fermo nel dire no. Che io ho fiducia molto nelle prospettive, nonostante noi abbiamo una situazione difficile dinanzi. Ma noi dobbiamo dare fiducia, perché chi fa politica, se non dà fiducia e speranza al cittadino a cui parla, che è l'interlocutore, il destinatario delle nostre azioni politiche, può certamente evitare di continuare a fare politica, può fare altro, come diceva il professore Grimaldo, dedicarsi alle cose che sa fare. A zappare, per esempio. Zappare, anche questo. Vabbè, allora noi mandiamo la pubblicità, dove guardo? Lì, mandiamo la pubblicità, poi torniamo, abbiamo il sorpresone per l'avvocato Trischitta, eh? Un sorpresone. Che è Buzzanca. No, Buzzanca è il benvenuto, vabbè, se vuole venire, assolutamente può venire. Io posso lasciare questo. Aspetti un attimo. No, aspetti un attimo. Pubblicità. Dall'architetto Saro Pizzino. La qualità ai migliori prezzi. Infatti è iniziata la svendita sotto costo di tutta la merce in magazzino. Mobili da bagno, sanitari, le più belle ceramiche. Tutto in pronta consegna. La più grande svendita mai realizzata in città. Adesso siamo nei nuovi locali in via Don Blasco 28, in fondo alla via Santa Cecilia. Venite a trovare. Architetto Saro Pizzino, a Messina. Oramai vorrò fiorire, solo io non vorrò, con tutti questi canzoni da pagare. Vorruzzo così bruciamo, basta, non ne posso più, ora ci penso io. E caccio con questo paravolo. Tu faccia a vedere io, miracolo, pigli parole da gommare cammela e ne facemo cucchisto a cessione di quinto. E vado alla fin centrale, che è la più seria ed è convenzionata con l'Inps. Ora vengo. E magari un televisore nuovo e una bicicletta nuova. Certo, e perché no? E la crociera a Cuba, no? E una legnata già vista, no? Tornati in studio, Malalingua, lo speciale elettorale, siamo quasi in chiusura, però non possiamo chiudere senza aver sentito. Io una buona notizia la vorrei dare. Buona notizia per chi? Per tutte le donne di Messina. Perfetto. Perché con ogni probabilità, dopo credo 60 anni, una cosa di questo genere, ci sarà un'altra donna messinese all'Assemblea regionale che sarà? Siciliana, e dovrebbe essere al 99,0% Bernardetta Grasso del Grande Sud. Se non sbaglio, Ardissone, quando è stata l'ultima messinese eletta all'ARS? No, c'è stata la Bottari. La Bottari, quindi quanti anni sono passati? No, 60 anni. No, 60 se ci sente ci ammazza la Bottari. Io volevo salutare Giovanni Ardissone. Assaioni. Ve lo fa salutare. Rappresentante del Movimento di Grillo. Del Movimento 5 Stelle, però la Zafarana sì. In questo momento è in... Non lo so, io non... E allora, non già certo. Ho difficoltà a seguire... Salutiamo Giovanni Ardizzone. Addirittura 2 sarebbe proprio un risultatone. Giovanni Ardizzone, deputato uscente dell'UDC. Entrante. Ed entrante, insomma. Sì. Lei, l'abbiamo chiesto a Picciolo, quindi lo chiediamo anche a lei.
siccome i grillini insistono, ma insiste un po' tutta la, la popolazione siciliana, perché voi vi dimezziate quantomeno lo stipendio. Lei si farà promotore di questo disegno di legge. Picciolo mi ha detto che addirittura vuole azzerare lo stipendio. È troppo buono, Picciolo. No, troppo fesso da certo punto di vista. Potrebbero anche pagare. Siamo alla piena dei valori. Lei è per dimezzare, azzerare, ridurre. Lui è per pagare. Eh? Allora, si guadagna per troppo. Per fare il deputato. Lui è per pagare. È così. Non fare, per però, mi faccia dare questa risposta. Cioè, è una gara... Lei è per ridurre? Questa è una provocazione. No. Di che cosa si tratta? È una battuta allora, da mala lingua. Il decreto Monti, l'ultimo decreto Monti, prevede una indennità onnicomprensiva e non potrà essere superata da parte di nessuna assemblea regione siciliana. Cioè 10.000 euro? No, non lo so, il tetto non lo so. Io credo che noi non potremo più fare forza sulla specialità del nostro statuto per mantenere un'indennità che poi paradossalmente era inferiore a quella delle altre regioni, ma questo è un discorso a parte. Io parto dal presupposto che non si possono chiedere sacrifici ai cittadini se non si è testimoni e quindi se non si inizia a ridurre, perché i cittadini assolutamente non capirebbero. I grillini vogliono portarla al 2005. A 2005 i grillini, lei sì, d'accordo? Sì, ora faccio un conto ai grillini. E allora, per chi fa effettivamente l'attività di parlamentare, poi c'è modo di farla, siccome parlo di 2.500 euro, e allora io da parlamentare le dico che più le spese abbiamo una... No, più le spese, sì. Era onnicomprensivo. No. Era 2.500 le spese di trasporto, no, soggiorni, cos'era? Era con spese escluse? Certo. Ah, spese escluse. No. Va bene, allora... sarebbe semplice tutto. Pure... Addizione, a 3.000 euro. Io volevo tentare, ma lo faremo alla fine. Ma parliamo... Di azzardare gli 11 deputati, insomma quelli che la seguiranno all'Ars, pigliate un pulmino per risparmiare, so che non andrete più in macchina. Farete il pullman della SAIS ogni mattina alle 5. La SAIS anche le sono in difficoltà. E allora azzardiamo gli 11 eletti in attesa del sorpresone per Trischitta. Dunque, per Grande Sud ha detto Rosaria. Dovrebbe essere Bernardette Grasso. Bernardette Grasso, che è donna per Grande Sud, ed è una. Per il PDL sono certamente Germanà e Formiga, e siamo a 3. Buzanca è fuori, e lei è un altro di quelli che questa cosa insomma non l'ha presa bene. Non mi ricordo, lei era amico di Buzanco, era una volta... Eppure era da molto che io non mi incontravo in trasmissione con lei. Perché lei era vice... Ma... Ah, lei era vice sindaco. All'inizio della trasmissione era... È così, è molto spumeggiante. È rimasto senza parole. Un rapporto di... Poi allora, per il Movimento 5 Stelle... Ah, qui c'è l'altra sorpresa. Dovrebbe, il sorpresone, eccolo qua, dovrebbe essere... Non so se, se Mannelli o la Zafarana, lì è un po' devo più difficile, comunque hanno un deputato... Per Musumeci presidente ce l'ha detto Trischitta, chi è? Per Musumeci la lista è Currenti, Currenti ce l'ha fatta o no? Currenti non hanno in ballottaggio comparatore. Sembra che comparatore, ma sembra il Currenti sia avanti. Il perfetto. Che allora Currenti per l'MPA l'abbiamo avuto qua, abbiamo avuto Picciolo che vuole addirittura azzerare, attenzione. Fategli lo sgambetto quando passa, così ve lo levate di torno. Per il PD sono Rinaldi, Laccoto e Panarello, per l'UDC e Giovanni Ardizzone ce l'abbiamo qua. Per la lista Crocetta presidente, non ho capito bene se ce l'abbia fatta Marcello Greco o Saro Sidoti. Insomma, no, Saro Sidoti è con l'UDC. No, Saro Sidoti non c'entra niente, mamma mia, mi confondo. Era che c'era il ballottaggio fra il secondo seggio dell'UDC. Esatto, per questo avevo questo appunto. Quindi dovrebbe essere Marcello Greco se Crocetta presidente. Le due novità e tutti riconfermati, quello che dicevamo prima, che era già prevedibile, verificabile. Vuol dire che si sono portati bene anche nei confronti della città, hanno fatto qualcosa per la città, e la città non è come la vediamo noi. Perfetto, insomma gli 11 li abbiamo più o meno dati, può cambiare qualcosa? Lo stesso varrà per i consiglieri. Senta, scusi, io prima delle elezioni avevo fatto un'intervista a questa rete televisiva, io avevo detto TGF, che quello che si verificava in Sicilia era ingiusto rispetto alle altre regioni siciliane. Sì. Perché mentre in tutte le altre regioni siciliane, infatti io dicevo che se tecnicamente fosse stato possibile sarebbe stato giusto rinviare il voto dell'assemblea regionale, il voto per l'elezione dei componenti dell'assemblea regionale, oppure posticiparlo, perché non è ingiusto che in tutte le regioni d'Italia vengono condotte delle indagini che hanno fatto emergere gli sperperi dei gruppi, con quasi tutti i consiglieri di queste regioni che non potranno più ricandidarsi o si dovranno sottoporre al voto
degli elettori sapendo quello che hanno fatto. Quando noi, noi potremmo ritrovarci fra 15-20 giorni, non parlo dei deputati messinesi, sì, parlo in genere di molti deputati che sono stati riconfermati, che potrebbero trovarsi in una situazione di grave imbarazzo, però rispetto alle altre regioni, loro già sono stati eletti, sì, mentre nelle altre regioni poi non saranno candidati, poi saranno bocciati. Allora, noi invece potremmo abbiamo ritrovarci... Abbiamo i definitivi regionali. Abbiamo, adesso li diamo, no, dico, potremmo ritrovarci, saluto Franco Rinaldi, deputato regionale uscente ed entrante del PD, è stato chiamato in causa più volte da Triskitta, adesso glielo racconto io perché non hai il coraggio di raccontarlo. Hai il coraggio, allora lo ripeto. No, lo ripete e poi non riusciamo neanche non più a frenarlo. Ah no, ora lo dice, mi sono espresso male. E allora, no, abbiamo due papabili al posto in giunta regionale, l'onorevole Ardizzone, l'onorevole, non genovese, Rinaldi. No, perché io lascio prendere da quello che dice lui. E l'onorevole Rinaldi, perché la vittoria di Crocetta parte da Messina, insomma gli aveva dato veramente una spinta notevolissima e questo deve essere in qualche modo riconosciuto. Ecco, diciamo, lei è disposto a fare l'assessore regionale, a sacrificarsi per la città? Non sarebbe un sacrificio fare l'assessore, quindi... Sgombriamo il campo dagli sgombriamo il campo. Bisogna pagare per fare il deputato. Lei, Rinaldi, è disposto a fare l'assessore per la città? Se me lo chiedono, non mi dire indietro. Io non mi sono mai tirato indietro. Io già ho due assessorati per voi. A lei do la formazione professionale e a lei il bilancio. Se volete, possiamo discutere. Gli diamo la sanità, dobbiamo decidere noi, io sono per la sanità. Formazione a chi la dà l'assessorato? Non ho capito la domanda. Al panorama dell'informazione, visto che a lui dà la formazione. Sì. Al panorama dell'informazione in generale, a chi lo dà? No, non so. Perché no, la battuta di mammola, io devo interpretare quello che dico. Io ho capito, ma ho fatto finta di non capire. Bravo. E allora, onorevole Rinaldi, consigliere Triskitta, ma l'onorevole Mancato, non ce l'ha fatta. Era impossibile. Insomma, questo Rinaldi, lei non lo vede come un'identità, dice che è troppo, piegato sulle posizioni. No, io voglio dire, Rinaldi rappresenta... Ah, no, poi dall'altro dice di non averla mai sentita, dice, ma l'avete mai intervistata? Io non ho mai avuto il piacere di sentirla in una temaria cittadina. Esatto. Quanti voti ha preso? 10.000. Sono arrivato a 18.000. 18.000 mamma mia. Forse ancora ricorda, mancano 20 sezioni, non so quante arrivano. Ricorda Stone, cioè quei tempi in cui preferenza. No, ho riconfermato i 18.000. Se non sbaglio, Formica Buzzarca. No, ne ha presi di più della volta scorsa. Formica 23. La volta scorsa ho preso 18.000. Però il dato attuale è più rilevante. Cosa rispondiamo a Triskitta? È vero che non si è fatto mai intervistare? Insomma, ha detto che è un deputato. Problemi della città non l'ho mai sentito. Sui problemi della città. Io il consiglio comunale veniva sempre genovese per il PD, non lei, scusi con tutto il rispetto, io dico la verità, non è che voglio criticare perché è lei come persona, però io quello che penso è giusto che io lo dico, anche perché, scusi, prima lui risponde, la sua domanda di prima è che se sì. Ardizzone e l'onorevole Rinaldi diventano assessori, lasciano il posto o ricoprono il doppio incarico? Danno lo spazio a quelli che sono arrivati dopo? No, non c'è nessuna incompatibilità. No, voglio dire, fate assessore e deputato. Sì. Se si dovesse verificare questa evenienza, che non escludiamo, almeno per quello che mi riguarda, assolutamente no. Rimanete consiglieri. Sì, e anche questa è un'anomalia del sistema, perché è previsto dalla legge. Ma forse lui, il consigliere Triskitta, si riferiva alle questioni che riguardano le questioni cittadine del comune. Ma io lo invito a leggersi la Gazzetta Ufficiale, la Gazzetta del Sud di un mese fa, dove ha fatto l'elenco e la graduatoria di deputati. La Gazzetta Ufficiale o la Gazzetta del Sud? La Gazzetta del Sud di un mese fa, dove c'era la graduatoria a firma di Francesco Celi dei deputati regionali per l'attività svolta, per in termini di efficienza, di presenza, disegni di legge, emendamenti, interrogazioni, mozioni e quant'altro. Ed ero il primo della graduatoria. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non collima con le dichiarazioni del consigliere Triskitta. Probabilmente lui... Se è intervenuto su un problema della città, io voglio dire, per fare quello che dice lei, essere il primo,
potevo esserlo benissimo curente se seguiva il mio consiglio. Prendeva uno staff di 2-3 ecco, persone proprio... e proponeva 50 disegni di legge, 60 interrogazioni e cose. Con questo non significa che cambiava la sua attività. Cioè, voglio dire, lei è deputato di Messina. Io non mi ricordo lei sia mai intervenuto e mi è dispiaciuto ogni volta che quando doveva venire la deputazione veniva suo cognato e non lei. Lei è stato poco attento, mi dispiace per lei. Io sono sempre presente in consiglio quando ci sono problemi. Non voglio attaccarla personalmente. No, per carità, ma lei ha tutto. No, me l'ha attaccato personalmente però. No, ma guardi, io per Rinaldi voglio dire, semplicemente perché lei ha tutto il diritto di fare. Rappresenta Genovese, Rinaldi. Comunque posso dire una cosa? È vero che ha preso 10.000 però uomini, anche ma c'erano Genovese è un deputato. 15 consiglieri comunali, 40 consiglieri di quartiere, uno squadrone che lo portava in tutti i rioni della città. Per cui, anzi, il risultato sì, però Tristitta, posso dirle una cosa? Comunque sì, anche sì. Genovese è un deputato, non è che non è un rappresentante di questa città. Ma io penso, anche Genovese è un deputato. Non so se ha un altro cognato, perché sicuramente il prossimo sindaco di Messina sarà l'altro cognato di Genovese. Abbiamo un deputato nazionale, un deputato regionale e il sindaco di Messina. Io capisco che lei ha questa abitudine di essere pungente, però la invito, io capisco anche che lei finora avrà seguito soltanto personaggi che appartenevano al suo mondo. Io la invito invece a guardare la mia storia e poi ci rivediamo. E allora, mi pare che si debba aggiustare il microfono, perché lei si muove spesso con la giacca, fa danno col microfono. E così non devo mostrarla. Ma se lei ha visto, io ho mandato una pubblicità dove la giacca scendeva, perché sì, io ritengo quasi che automatico. Le persone non si debbano vergognare di una giacca, ma si devono vergognare di quello che fanno. Su questo non c'è alcun dubbio. Rinaldi, allora, ci vuole commentare questo voto, al di là insomma, delle battute, delle polemiche? No, vabbè, sono simpatiche quando sono dette da chi... consigliere ancora mi pare comunale. Consigliere comunale, sì. E sì. Quindi mi pare che ha tutto il diritto di farlo. Che devo dire? Credo che sia un grande successo. Non dovrei essere l'ultimo a dirlo, però chiaramente mi chiama in causa Trischitta e quindi devo ribadire con forza questo risultato in un contesto direi difficile, dove c'è stato un voto di protesta, dove c'è stato un astensionismo che è superato il 50%, riesco a confermare, anzi vado oltre il risultato della volta scorsa, superando i 18.000 voti, e credo che sia il risultato di un lavoro fatto in 5 anni sul territorio, un lavoro fatto in maniera capillare. Mammola si agita, eh? Questo lavoro dove erano, visto la città come combinata, per tutti gli uscenti e rientranti, volevo capire il frutto di questo lavoro dov'è. Se siamo sommersi dall'immondizia, abbiamo l'ATM bloccata, non abbiamo mezzi di trasporto, la città è al default, però si parla di lavoro svolto. Io ero congiunta con Buzzanca. No, tu eri deputata e quindi qualcosa potevi fare sicuramente. Eri al governo, ti ricordo che eri al governo con Lombardo. Forse tu hai una leggera confusione fra le varie coalizioni, quelle che sono state alla regione. Infatti Lombardo ha girato parecchio. Però allora, alla fine, gli ultimi 2 anni, se non sbaglio, tu eri al governo con Lombardo. E che c'entra Lombardo con Buzzanca? A Messina? No, voglio sapere, a me non mi interessa Buzzanca, mi interessa sapere cos'è arrivato dal governo della regione a Messina con tutti questi deputati che governavano e non hanno portato nulla a Messina. Avete portato nulla. Ora arrivate voi invece a fare. Noi non ci arriviamo perché non entriamo. Mi dispiace. Sono mortificato di questa vostra. Ma mi spieghi cosa avete fatto per Messina? Noi quello che abbiamo fatto è su tutti i giornali, è sul sito ufficiale. Cosa? No, voglio saperlo da te, non dire è su tutti i giornali, perché qua non leggiamo. Cosa avete fatto? Siamo semi analfabeti, quindi non leggiamo. Infatti, ATM e Panorama scompare, quindi non possiamo leggere. Certo. ATM, formazione, servizi sociali, la spazzatura oramai è diventata, i topi che camminano per la strada. Ormai negli ultimi 3 anni cosa avete fatto? Città, a parte prendere 18.000 voti. Città in Sicilia per i corsi di formazione professionale. Vabbè, ma c'è una competenza della regione che adesso non è che devo fare difensore di Rinaldi. Il presidente della regione non si chiama più Lombardo, si chiama Crocetta, però prende evidentemente PD, UDC, scusami. E qualche modo di Lombardo l'ha preso. Vabbè, su questo io vorrei difendere, perché lui rappresentava l'opposizione, non era compito suo fare l'opposizione in città
compito era del sindaco che, avendo scelto di restare pure deputato, i soldi non sono mai arrivati dalla regione. Doveva fare in modo di che scena, queste risorse la sta difendendo. No, io, tutto. Ma questo dimostra che io quello no, che penso, io i soldi, scusate, scusa, Rinaldi, no, risponda se vuole. Sì, certo, loro li devono mandare. Sì, io certo che rispondo. Però voglio dire, mangiare no, mandare. Mangiare, ha detto mandare. Rinaldi, stavo freudiano pure il suo lapsus. Cosa risponde? Può anche capisco, non rispondere dire capisco, passo. Capisco il nervosismo di tutti e soprattutto quello di Salvatore. No, però evidentemente ci sarà un motivo se io qua riesco a prendere 18.000 voti e l'IDB invece non va da nessuna parte. È il risultato evidente del consenso popolare, che voi non avete perché avete questo modo di fare, che pensate di essere i soliti giustizialisti e di essere quelli sopra gli altri, e invece. Ma sai quanta gente giustizialista c'era nella commissione del comune, nella saletta commissioni del comune? Non ci sei andato forse? E alla fine invece la gente premia chi lavora e chi ha dimostrato che col proprio lavoro. No, però allora le pongo la domanda in maniera diversa. Cosa pensate si possa fare dalla regione per questa città che è al collasso economico? Guarda, l'abbiamo detto poco fa. Vuoi che diventerete uomini di governo probabilmente con Ardizzone, poi facciamo rispondere anche Ardizzone. No, io non so se diventerò uomo di governo, ma per me non cambia nulla. Quello, l'impegno che ho messo e profuso nella legislatura passata, continuerò a farlo per Messina e l'ho fatto fin dall'inizio quando mi sono insediato, a cominciare dal tram, che tramite un emendamento ha portato un finanziamento che avevano tolto quando è stata inserita la linea ferrata rispetto alla vecchia linea del 28. Il tram era stato fatto nel 2003, io sono stato deputato nel 2007, il primo emendamento che mi fu approvato nella prima finanziaria era proprio il riconoscimento della trasformazione della linea gommata a linea ferrata, perché nel nostro statuto e nella regione non era previsto e quindi ci avevano tolto il finanziamento di quasi 900.000 euro. È riuscito a portare questo finanziamento? In 9 anni una cosa l'ha fatta, dobbiamo dare atto. E poi? Niente, poi se dico tutte le altre cose. Ma non dico, cosa si può fare? Ardizzone, cosa si può fare per Messina dalla regione? Dico, c'è qualcosa che si può fare da deputato regionale, da assessore regionale? Non colgo le provocazioni fatte così gratuite. A parte il discorso di assessore, questo appartiene. Siccome sono tutti quei ragazzi, no, che sono bravi a parlare di tutti quelli. Ringrazio per i ragazzi. E poi ti conosco da una vita. Infatti, io ringrazio ormai tutti ragazzi, anche se siamo vecchiarelli. E quindi le provocazioni le fanno gratuite. E allora, a parte il discorso dell'assessore, perché dico, a parte le battute, le indicazioni passano attraverso i partiti e una dimensione più regionale, quindi si parla, ecco, ma non c'è nulla di deciso. Cosa può fare la Regione? La Regione intanto deve pensare a sburocratizzare, quindi una legge che riguardi la sburocratizzazione fa parte del programma di Crocetta. E dare la possibilità ai privati di fare investimenti. Dissesto idrogeologico. Io ho presentato nella precedente legislatura un disegno di legge che riguarda l'istituzione delle autorità di bacino. Parliamo tanto di come intervenire. Normativamente, il professore Grimaudo su questo è esperto, si possono fare tante cose senza risorse. Ogni volta che c'è un torrente, che in piena non si sa di chi è la competenza di intervenire, ci sono 22 enti che possono intervenire, provincia, comune, genio civile, demanio marittimo, sovrintendenza, capitaneria di porto, là qualunque. Quindi un altro disegno di legge che per quello che mi riguarda ho depositato e porterò avanti, ero cofirmatario insieme all'onorevole Beninati, è quello che riguarda lo scioglimento una volta per tutte dell'ente porto. Io su queste cose impegnerò direttamente Crocetta, chiedendo l'avallo, ecco, discutendo con Rinaldi, possiamo avere pure posizioni, ma non credo su questo, posizioni diverse, salvaguardiamo il Porto Franco, magari portandolo a Gemono, ma sciogliamo l'ente porto. Tante altre cose si possono fare e si debbono fare. L'importante è fare squadra. Io posso dire quello che ho fatto. Guardi, e l'ho detto in tutte le assemblee pubbliche, io, Giovanni Ardizzone, ho impedito la svendita dell'ospedale Margherita e di questo ne vado fiero. Ho fatto approvare un ordine del giorno, la svendita era già un fatto imminente. Io, Giovanni, a chi la stavano vendendo? Non so a chi la stavano vendendo, ma era nel piano di dismissione. Gli ho fatto porre il vincolo destinazione beni culturali, poi avremo la possibilità di spiegare il perché. Io, Giovanni Ardizzone, ho impedito che venissero apposte 54 paleoliche sui monti peloritani, quando non se ne è accorto nessuno in questa città.
Io mi prendo il merito di questo. Probabilmente non avrò fatto cortesie personali, dico, non ho toccato clientele, dico, non mi interessa questo. Di queste cose mi sono occupato e sono fiero di essermene occupato di queste cose. Così come tante altre cose, io devo riconoscere all'onorevole Rinaldi, non è compito mio, che si è fatto promotore ad esempio di un emendamento da me fermato, ma l'aveva proposto lui, sulla questione ZIR e ZIS per destinarla alla città, perché poi normativamente si può e si deve intervenire. Io dico, va bene il ruolo perché del governo, detto, mamma l'abbiamo fatto sta cosa. Ma dobbiamo parlare pure di dobbiamo pure noi parlare di come attivare la legislazione. Ci dovremmo fare il legislatore fino in fondo, perché probabilmente manca una legislazione fluida. Non è tutta questione di risorse. Solo 20 anni fa si faceva una legislazione degna di questo nome. Adesso adesso c'è una sentiamo, noi abbiamo bisogno di 100 milioni per evitare il tracollo di Messina e abbiamo bisogno di proposte per l'occupazione, perché la gente muore di fame. Se voi dell'UDC e del PD volete sempre, ecco perché ho fatto riferimento a D'Alia e a Genovese, insieme contro il ponte per interessi personali, perché Genovese perché è titolare della Caronte, della Turist, e D'Alia perché ha interesse per avere il consenso popolare, che la gente viene bisogno. Voi dovete fare provvedimenti per la gente che muore di fame, dovete fare provvedimenti per procedere all'occupazione, per dare lavoro ai giovani, dovete dare provvedimenti per la vostra città, di far arrivare 100 milioni come è stato per Catania e per le altre città. Questo significa essere deputati di Messina. Il Crocetta ha preso questo impegno l'altro giorno, che era dopo un incontro con Croce, quindi sicuramente sarà una delle prime in questo prime momento cose non ci interessa non dei 100 vale milioni ma eolici né altro, ci interessa che il comune al dissesto, che a gennaio non ce la faremo, gli stipendi Ardizzone, non saranno a proposito pagati, di comune nuovamente. Voi siete disposti a votare Beninati per la poltrona di sindaco, UDC e PD? Veramente stasera è veramente frizzante. Noi stiamo chiudendo una campagna elettorale stasera e vuole iniziare disposto. Voterete Beninati? Io le posso dire una cosa. Io non so se voteremo Beninati, da dove tira fuori. Perché si faceva fuori. Si tirava fuori il suo nome. Poi sono tutti ragionamenti del dopo, mancano 8 mesi in politica. Un mese è un'era geologica. Intanto il comune va al dissesto, ma il tempo ma non c'entra assolutamente non c'entra. Io parto da un presupposto. Dobbiamo intanto prendere atto che manca la PDL. La PDL non è più interlocutore in questa città per esprimere candidature di vertice. C'è una nuova coalizione. E quindi candidato Beninati che viene da PDL. Giusto. Che è il PD... E che l'UDC c'è bisogno di un confronto serio sul programma, perché è chiaro a tutti che le emergenze sono tantissime e che non possono essere sottovalutate. Quindi accordo su un programma senza sottovalutare che c'è una nuova coalizione che si è imposta in questa città e che si è imposta a livello senza regionale. Senza pacchi di pasta. Che si è pacchi di pasta pacchi per quello pasta. Che mi riguarda, io non ne ho mai date a professore nessuno. Grimaldo. Ma quindi no, vorrei capire non ho mai date a nessuno, quindi non era una battuta per lei e a nessuno di Grimaldo. E poi dobbiamo chiudere perché siamo tutti molto stanchi. Fermo restando che ciascuno ha delle responsabilità di carattere personale, ma nel senso anche dei meriti di carattere personale, sicuramente noi non abbiamo avuto in queste elezioni regionali, diciamo, un'apertura, obiettivamente. Magari l'apertura si può fare con, non so, candidature significative se non vincenti. Questo non l'abbiamo avuto, signori, non c'è niente da fare. Questo non è stato un segno positivo per la politica siciliana. L'apertura non significa il regalare qualcosa a qualcuno, ma il dare delle opportunità. E questo non c'è stato. Anche da parte dei partiti che sono stati quelli più avanzati sotto un profilo del dibattito personale, del dibattito interno o sotto il profilo del posizionamento politico. Penso ad esempio all'UDC, importante punta di diamante nello scardinare il bipolarismo, o penso al PD che ha all'interno una dinamica, come dire, di confronto molto forte tra Renzi e Bersani. Quindi un'aspirazione al rinnovamento ci sarà, non ci sarà, io questo non lo so. Però credo che sia molto importante comunque consegnare a voi un messaggio molto importante, e credo che ve l'abbiano consegnato già gli elettori. Non possiamo andare avanti con questa incomunicabilità forte che c'è tra società e politica. Non è possibile. Occorre creare un collegamento più forte.
I partiti non hanno più il compito di determinare l'agenda politica, la debbono trarre dalla società, dalle categorie. Voglio ricordare che l'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, ha fatto uno sciopero insieme con gli edili, perché c'è una situazione drammatica, perché si è scelto magari di non pagare i crediti della Regione Siciliana ai costruttori. Qua non c'è più tempo da perdere. Quindi, come dire, al di là del politichese e al di là delle logiche strettamente politiche, occorre aprirsi alle indicazioni che vengono dalla società sulle priorità che noi abbiamo. Una delle priorità, se mi permettete l'ultima parola, di Messina è trasformare questa città a prevalente pubblico impiego nel tempo, perché non si può fare certo dall'oggi al domani, una società che abbia economia vera e reale. Sono ponti d'oro a tutti coloro che vengono qua e investono una lira senza vendere nessuna parte della città a nessuno. Grazie, grazie a tutti. Non parliamo di ponti davanti. Ma la lingua si deve concludere qui, ma c'è un messaggio, noi non nascondiamo niente, una sua fan... O un suo fan, è un maschio? Non si firma. Ha mandato un messaggio di complimenti per l'onorevole Rinaldi, vediamo che dice. Vorrei fare i complimenti all'onorevole Franco Rinaldi, non solo per il grandissimo risultato raggiunto, frutto di lavoro e di ascolto delle varie esigenze di tutti. Della segreteria, evidente. Scusate, io voglio dire che il più grande siamo onesti, il più grande risultato elettorale di questi dei deputati eletti è quello di Picciolo, che da solo ha raggiunto il risultato. L'onorevole Rinaldi aveva 15 consiglieri comunali, 40 consiglieri di quartiere e il senatore l'onorevole Addizzone aveva, grazie, come lui sa, grazie, il piacere di averlo, la telecamera Italia, Picciolo è stato da sole, grazie telecamera, ma abbiamo dovuto finire il messaggio, no, cosa, come concludeva merita la segreteria delle politica. Varie esigenze di tutti, soprattutto dei disabili, ma soprattutto per la grande compostezza ed educazione con cui sta rispondendo a queste accuse gratuite ed incostruttive. Questo lo riconosciamo da sempre, insomma. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Io ho seguito, ringrazio Gianfranco Moraci, che idea di Sefatti, sei divertito da morire. Mi sono divertito moltissimo. Hai risparmiato il biglietto del cinema. Senza Rischitta non sarebbe stata la stessa cosa. Poi? Grazie a Gianfranco Moraci, bottega di comunicazione, esperto in comunicazione e pubblicità. Grazie a Giovanni Ardizzone. Presto lo vedremo in giunta regionale. Assolutamente, UDC, eletto, me lo auguro. Così. Grazie a Giuseppe Trischitta, consigliere comunale di FLI, ancora per poco, quanto ci ha detto. Io ho detto ancora per poco potrebbe essere. Ho capito male, grazie a Franco Rinaldi, deputato. Ho detto che il FRI potrebbe anche. Prossimo assessore del PD che non voterà Beninati, se non ho capito male, non le piace Beninati come candidato sindaco. Nino è un carissimo amico mio. Oh, mamma mia, ti prego. Ti prego. Ma parliamo dal punto di vista politico, l'amicizia qua conta poco. Le piace votare Beninati che viene dal PDL? Per carità, se esce dalla coalizione sono il primo a sostenerlo. Già è uscito. Già è uscito. Sono le primarie. Grazie a Salvatore Mammola, Italia tu dovresti dei pensare più al tuo partito, che mi pare non siete messi. Italia dei Valori, grazie a noi, professore Grimaldo, spero di averlo ancora qualche altra volta qui. Docente universitario. E allora, fate bene una ragione. Di nuova politica, abbiamo capito tutti che ce n'è bisogno di nuova politica, a parte insomma il nome della sua associazione. Grazie a Rosaria Brancato, grazie a Giusy Catanzariti per l'eleganza con cui ci ha letto i messaggi come grazie al solito. Grazie a tutti voi. Ma la lingua torna, qual è la telecamera? Venerdì. È quella, torna venerdì, parliamo di disastro questa città, quale sindaco per questa città, anche lì se poi volete venire, ci volete fare l'onore di venire da deputati assessori, potremmo parlare anche del futuro della città. Ci saranno molti. Però mi devi invitare a Mammola e a consigliere di scritto. Molti, no, perché se no non ci vengo, non ci trovo ci piacere. Saranno, se no, stimoli frizzanti con queste provocazioni. Sindaco, se l'UDC e il PD proponessero un manager, io sarei il primo a votarlo. Come sono stato l'unico a dire che la scelta di Roce è stata inopportuna perché è un grande magistrato della realtà, ma Messina in questo momento aveva bisogno di un grande manager. Oppure uno come Rosolino Rego che sapeva dove attingere i fondi alla regione. Ma facciamo venire Beninati venerdì. Facciamo venire Beninati, sì, perché? Con piacere. Ci raccomanda Rinaldi, con Beninati, con me, allora, un uomo loro. Beninati non ha bisogno di raccomandazioni. No. Buona serata a tutti, ci vediamo venerdì. Grazie.
Mi pizca. A tutti i musica, a tutti i musica, a tutti.